Beh sì, effettivamente la domanda che hai posto prima del treno è la domanda, dice, ma com'è, me la sono scritta, dice, non sarà che non contiamo niente. Perché c'è questa domanda, no? C'è questa sensazione di sapere quello che dobbiamo fare. Quindi o pezzi rilevanti della nostra esistenza, della nostra vita, sono in realtà degli sfogatoi dove scarichiamo tutta questa cosa che apparentemente sappiamo, però ce la caviamo così. Quindi non rinunziamo a noi stessi, non è vero, non facciamo le battaglie. Non è vero che facciamo le battaglie, ci raccontiamo che facciamo delle grandi battaglie, ma non facciamo le battaglie. Può essere questo? Non lo so. Non credo, è troppo autocritica, è troppo dura. Molti di noi le fanno, altri no, ma insomma non è questa. Forse la risposta vera è che non sappiamo tutto. Non è vero che sappiamo tutto, oppure questa conoscenza non l'abbiamo messa assieme. E allora, diciamo, anticipo tutto quello che voglio dire, alla fine non l'abbiamo messa assieme perché non c'è più la politica. Non c'è più la politica. E quale altro posto, quale altro modo è stato inventato, costruito in democrazia e fuori democrazia per riuscire a mettere insieme, diciamo, individualità, creatività, idee personali e farle diventare movimento, lotta, cambiamento? Cos'altro è stato inventato? Noi facciamo politica, sì, facciamo, ognuno di noi fa politica. Però questa politica è debole perché non si mette insieme all'interno di un luogo nella quale no, non è una questione di personalismi, non è una questione di personalismi, ci sono sempre stati, ci saranno sempre, le leadership ci sono sempre state, ci devono essere, ci sono state in qualunque momento della storia. Non è quello, è che quando non c'è un movimento, una battaglia, una cosa per la quale strapparsi le vesti, dove si mettono insieme, com'è che l'avete chiamata, com'è che l'hai chiamata Pino? Diciamo, la visione, l'immagine, la storia, la narrativa, dove quella roba diventa anche una battaglia, se non c'è quella, alla fine rimangono solo i personalismi. Non è che noi siamo in questa fase della storia italiana, come dire, più gretti, e quindi non è un problema di DNA, è che non riusciamo a fare lo scavalco, quindi non riusciamo probabilmente a chiudere gli occhi e capire qual è questo treno che tu chiedi, qual è questo treno che deve passare. Allora, due pezzi di ragionamento su questo. Credo che l'intuizione, diciamo, dei paesi, dei luoghi, per dirla col pezzo migliore del lavoro teatrale di ieri sera, luoghi che hanno una dimensione tale da poter quasi parlare, come la bisaccia della rappresentazione teatrale di ieri, che dialoga con te, te le dice tutte, giustamente, che è il pezzo che è passato nella pancia, diciamo, di ieri sera, che i luoghi e i paesi possano essere un punto dove ricoagulare politica. Vero o non vero? Non lo so, provo a dire perché. Io sono assolutamente d'accordo, questo non può voler dire negare che nelle città, non solo perché Napoli, nel sud, cioè Napoli, non ci può essere un mezzogiorno senza Napoli, ma perché in generale ci insegna l'analisi, l'esperienza, la vita di ognuno di noi, le città sono il luogo dove le conoscenze si accumulano, dove fanno i salti, dove decollano, dove c'è la creatività, dove le idee di alcuni si montano con le idee di altri, quindi alle città non possiamo rinunciare, però questo non deve significare che politicamente, in questa fase della storia italiana, non possa darsi che in realtà non è da lì che passa l'inizio del cambiamento. Poi ci si arriva, può darsi. Allora, quali sarebbero gli argomenti a favore dell'idea che anima molti di quelli che stanno qua dentro, compreso che poi il terreno su cui Franco ed io ci siamo incontrati? Perché aree interne, chiamiamole come vogliamo, può essere un punto di riferimento? Secondo me questo deriva dalla risposta a due domande. Una che è quella di cui ci siamo scambiati due battute questa mattina, ed è questa. Ma qual è la ragione d'essere, non del Sud, ma dell'Italia, come giustamente hai detto, come dire, replicando a Gianni Pittella? Qua, cioè,
qual è la ragione d'essere in questo momento dell'Italia? Che è una domanda lecita, perché non è ovvio, non è affatto ovvio che ci sia una ragione d'essere dello Stato italiano, della nazione italiana, non è affatto ovvio. Una possibile ragione d'essere è la sua diversità. Ora, dire che la ragione d'essere di un paese è la sua diversità è problematico, perché vuol dire che la visione è la capacità di tenere insieme la diversità, che non è ovvio, no? Se tu tieni insieme un paese che è dominato da 100 enormi megacorps e da 6 città straordinarie enormi che hanno il 50% della popolazione, hai sommato i gruppi dirigenti, parliamo adesso solo, hai sommato i gruppi dirigenti politici, amministrativi, privati, culturali, intellettuali, giornalistici negli Stati Uniti, quando hai messo insieme attorno al tavolo 30 persone hai fatto gli Stati Uniti. Adesso, come dire, la dico volgare, ma è così. Dire che la ragione d'essere di un paese è la sua diversità vuol dire dargli uno... sono cazzi, sì, esattamente. L'altro pezzo però che ci salva è il secondo dato, la natura vietnamita di questo paese, cioè la imprenditorialità, che è l'altro dato, l'altra ragione d'essere. Cosa ci tiene insieme? Il fatto che non c'è nessun altro paese al mondo, a parte il Vietnam, dove è così diffusa, capillare... ovunque l'imprenditorialità, lo spirito imprenditoriale, gli spiriti animali, come li chiamava Keynes, cioè questo spirito, che non è detto che siano solo capitalistici, possono realizzarsi anche all'interno del settore pubblico, persino del mio amato settore pubblico dove passo la mia vita. C'è imprenditorialità pubblica, c'è imprenditorialità privata, c'è imprenditorialità associativa, non diciamo terzo settore, non si capisce cosa sia. Poi ormai Giovanni Moro ci ha messo una pietra sopra sulla parola terzo settore, quindi chiamiamolo come la chiama lui, la cittadinanza attiva. Ci può essere imprenditorialità di cittadinanza attiva. Se questi sono i due dati del paese che hanno dato il meglio, che hanno fatto dare il meglio al nostro paese, che gli hanno dato un senso, dove la gente si è riconosciuta una con l'altra, ricordatevi, vi dicono solo una cosa per catturare l'immaginazione: quando è che un immigrato che viene da fuori, arriva in Italia, gli viene riconosciuta un'identità? Nell'istante in cui diventa imprenditore. Un paese che non ha saputo dare, che non sta dando non ha una strategia per gli immigrati, ce l'ha de facto, e quindi loro diventano: ah, ma quello, ma lui è artigiano, ha cominciato a battere il ferro, cioè ha cominciato a fare dei mestieri, è diventato il SIC, è diventato, ma quello ha un pezzo di campagna, cioè è un paese che riconosce, noi ci riconosciamo per la nostra peculiarità e diversità e per le nostre imprenditorialità. Allora, perché questa macchina meravigliosa a un certo punto si è sfiancata? Ci dicono, la dico rapida, ci dicono, diciamo, i ragionamenti e le analisi. Una è stata detta, perché non siamo riusciti a costruire uno Stato, è stato detto prima in maniera chiarissima, non abbiamo uno Stato, non abbiamo né lo Stato socialdemocratico, non abbiamo mai costruito lo Stato socialdemocratico, e poi non abbiamo mai costruito lo Stato liberale, non l'abbiamo, abbiamo una situazione drammatica, tanto più drammatica quanto più ci si muove verso Roma, che è l'unica intuizione per la quale ha senso non parlare con, ma parlare dei leghisti, perché quell'intuizione ce l'avevano. Poi quando sono arrivati a Roma ovviamente hanno fatto strame, diciamo, del ruolo che si avevano, ma è vero, la situazione di Roma è drammatica l'incapacità dello Stato di presidiare i processi di attuazione. E poi quella cosa che conosciamo, e qua dentro ci sono un sacco di pezzi di classe dirigente, perché come diceva Raffaele Matteoli, classe dirigente sono tutti i professori universitari, tutti i giornalisti, sono tutti, non solo i politici, gli amministratori pubblici, sono gli attori, cioè qua ci sta un sacco di classe dirigente, da cui la domanda lecita: non è vero che non contiamo niente? Non è vero che non contiamo niente? Che complessivamente la classe dirigente di questo paese è una classe dirigente che si è seduta, che estrae rendite dalle proprie posizioni. Complessivamente la classe dirigente di questo paese si è messa a estrarre e ha cessato di avere due parole fondamentali, una tutta capitalistica e una invece assolutamente anticapitalistica: concorrenza e conflitto. Abbiamo ammazzato la concorrenza e il conflitto contemporaneamente, un paese che abbiamo ucciso la concorrenza, abbiamo ucciso il conflitto. Adesso potremmo entrare nei dettagli di queste due cose, ma tanto ci capiamo abbastanza rapidamente, perché siamo abbastanza, come dire, ci siamo già frequentati tutti abbastanza qua dentro. Quindi concorrenza e conflitto creano rendita, è diventato di rendita anche la posizione di un imprenditore, perché un imprenditore privato capace come Benetton, quando tu gli dai una concessione autostradale lo trasformi in un rantiere, c'è niente da fare. Oppure quando un imprenditore sa che può estrarre dal lavoro, perché abbiamo cancellato l'immagine del lavoro salariato, per cui ogni lavoratore è in grado di contrattare, abbiamo
come dire, regalato al capitalismo italiano, in realtà l'abbiamo ucciso, gli abbiamo regalato la possibilità di fare profitto riducendo il salario e riducendo la libertà dei lavoratori, quindi evidentemente abbiamo trasformato i capitalisti in rantieri. Allora, dice, perché se questa è la diagnosi, noi ha senso partire dai luoghi? Primo, per un motivo semplice, perché che è una cosa che mi ha colpito, che non avevo capito per niente 2 anni e mezzo fa, quando questa cosa mia è cominciata, ma che ho capito lungo la strada, come molte, 80% delle cose che facciamo le capiamo facendole, e cioè che non c'è divisione sud e nord, o perlomeno che la divisione del paese nelle aree interne è assai più ridotta di quanto non sia fra i grandi centri metropolitani. Cioè Napoli e Milano sono in fortissima misura due problemi diversi, due problemi tutti e due, quindi Milano è un problema enorme, sono due problemi radicalmente diversi, mentre Val Chiavenne in Lombardia, Val Roscia in Liguria possono parlare con questo territorio, hanno l'80% delle problematiche, della negazione dei diritti del terzo articolo, dell'articolo 3 della Costituzione, eccetera. Poi magari arriva la legge, la norma che li rende diversi, che qui c'è stata ricordata da Esposito, drammatica prima, che dimostra un fallimento di classe dirigente, quella classe se le cose stanno così adesso io non me ne ero accorto, non lo sapevo e sono un pezzo di classe dirigente, quindi avrei almeno dovuto, almeno nel mio blog, dire questa era una cosa terribile, l'ho scoperta da te oggi, sono abbastanza spaventato di non averlo saputo, non avevo letto i tuoi pezzi. Ma a parte questo sono simili, perché fino a ieri abbiamo trattato le aree interne del territorio nazionale nello stesso modo, gli abbiamo negato servizi fondamentali in modo molto più simile di quanto non abbiamo trattato le aree urbane. Questo è un primo motivo per cui unità nazionale, diversi, similmente con una difficoltà straordinaria di avere una narrazione, similmente con una difficoltà di costruire un sistema di servizi fondamentali, scuola, salute e accessibilità alla rete dei trasporti, che sono le tre cose che abbiamo pensato di individuare come fondamentali nella strategia. Poi ci sono altri due motivi, e non la voglio tirare a lunga perché siamo, devo dire, incredibilmente stati tutti così asciutti, non voglio essere il primo a deviare. E riguarda il come farlo, e quindi ritorno a dove sono partito. Cioè, e se quindi volessimo contare... Allora, intanto un primo modo di contare è ripartire da imprenditorialità e creatività individuale, anche solo individuale, anche solo quella non va, diciamo, a quella non rinunzierei, ognuno nel suo ambito, con una triplicata, come dire, energia e convinzione anche di fronte agli insuccessi. È però evidente, non ce lo possiamo negare, che non basta. Due esempi che mi vengono da questi 20 giorni di giro per la Calabria. Voglio dire, Ugo Sergi, giù nelle fiumare dell'Aspromonte con i suoi alberi di agrumi di bergamotto, ci può mettere tutta la generalità imprenditoriale che vuole. Però se a un certo punto ci sono decisioni politiche generali che determinano una certa gestione del mente, della diga del menta, a parte le scorie radioattive che si sospetta, o di altra natura che si sospetta ci siano state calate dentro, che modifica e altera definitivamente l'alimentazione delle acque di quel territorio, ovvero se non si vince la battaglia e quindi si decide di fare la centrale elettrica nonostante il voto contrario dei cittadini svizzeri che hanno votato a maggioranza, che erano proprietari di una delle aziende che avrebbe dovuto realizzarla e che hanno votato contro per gli effetti ambientali che aveva in Calabria, per ricordarci cosa può voler dire ancora oggi la solidarietà internazionale, hanno votato contro a maggioranza 60 voti, 25.600 voti contro 25.500, però se a Sergi ricostruiscono quell'affare che deposita quanto poco carbonio vuoi, lavorando carbone, tanto da uccidere il bergamotto, o l'acqua non arriva, quella roba è finita. Quindi questo primo pezzo della risposta non è sufficiente. La stessa cosa riguarda Civita, dall'altra parte qua del Pollino, che è uno degli esempi migliori, diciamo, di capacità di una somma di imprenditorialità e creatività locali che stanno facendo, anche grazie agli immigrati che ritornano, alle intelligenze che sono nate fuori, c'hai tutti gli ingredienti privatistici che funzionano per offrire una cosa diversa, però Civita l'ammazzi se il parco continua, lo dico con molta sincerità, essere gestito male.
senza un disegno, senza una prospettiva. Quindi c'è bisogno della politica, quindi c'è bisogno di un secondo, quindi dobbiamo contare anche in politica, quindi devono cambiare le classi dirigenti, quindi siamo alla domanda: cosa fa sì che un insieme di classi dirigenti, politiche, pubbliche, amministrative, del sindacato, dell'imprenditoria, decidano di cambiare? Ci può essere qualche genialità personale, ci può essere qualche Gesù Cristo, ma non cambi con il Gesù Cristo. Le classi dirigenti ci insegnano, le analisi cambiano quando hanno paura di perdere la reddita. Non era il silenzio, era per rimarcare la semplicità. Cioè a quel punto anche le classi dirigenti gli viene messo il pepe sulla coda, perché una larga parte delle classi dirigenti hanno l'intelligenza e allora hanno più coraggio, fanno la battaglia, fanno la rottura. Oggi una montagna, ognuno di noi nel suo modo, guardiamoci dentro la pancia, ognuno di noi normalmente nella vita non fa tutte le follie che gli vengono in testa, quindi un po' di autocensura è sacrosanta. Perché dobbiamo campare, ma anche perché dobbiamo vincere quelle battaglie, almeno alcune delle battaglie che facciamo. Il problema non è quindi se facciamo compromessi o meno, i compromessi vanno fatti, ogni persona che svolge una funzione di classe dirigente fa compromessi. Il problema è come dire, se fai i compromessi il 95% delle volte o il 10% delle volte. Quindi allora la spinta a cambiare in un processo di cambiamento deriva dal fatto che tutti stanno cambiando, che sei in un movimento, all'inizio deriva dalla paura di perdere potere, ruolo e reddito. E questo ci rimanda all'ultima cosa su cui chiudo, io purtroppo non riesco a non riarrivare sempre lì. Io un cambiamento radicale di un paese incartato a estrarre rendita, a negare le ragioni stesse della sua possibile esistenza, che sono imprenditorialità e diversità, un paese che cambia così perché improvvisamente diventano tutti buoni, non l'ho mai visto. Non può succedere senza lotta, non può succedere senza battaglia, non può succedere senza conflitto, non può succedere senza rottura, non sei mai visto. E non sei mai visto che ci sia rottura, lotta, cambiamento e mobilitazione senza che ci sia un movimento. Poi qualcuno lo chiama un partito, qualcuno lo chiama un movimento, non ci può essere un movimento all'interno del quale 200 persone che stanno qua, 300 persone che stanno qua, 600 persone che stanno ad Agliano, altri 2000 che sono venute, riversano dei pezzetti del loro tempo, non solo, e a questo punto non avrei più la tua paura, perché porca miseria se la poesia è uno strumento fondamentale per avere una visione, porca miseria se ho bisogno di commuovermi come ci hai fatto commuovere, come mi fa commuovere lui quando ha un'immagine, perché è quella immagine in cui osi, però l'istante dopo che hai usato ti sei fatto la lacrima interna perché non vuoi far vedere che stai, come dire, che sei commosso, deglutisci e passi avanti e continui. No, la differenza quando c'è un movimento e un partito e una lotta è che con quella botta fai e con altri, oltre alla tua iniziativa privata e individuale che c'è, fai anche l'iniziativa politica e generale di movimento, e allora fai la battaglia perché il menta sia fatto in modo diverso, ma scendi nelle strade. Chiudo con Longobucco, perché per farvi capire cosa intendo quando parlo di movimento. Longobucco lo conoscete, splendido, meraviglioso, straordinario villaggio della Calabria, era sì. Longobucco ha tre strade che arrivano a Longobucco, una gli arriva dalla Sila e due vanno verso il mare. La strada che viene dalla Sila non è di nessuno, perché non c'è nessuna istituzione che la riconosce come propria, ok? Quindi quella strada non è manutenuta per scelta istituzionale, ok? Quindi quella strada non c'è. Le due strade che vanno verso il mare, una ha le frane che gli cascano addosso, un'altra è illegale perché non è collaudata, che è quell'enorme, gigantesca strada a doppia corsia che è stata costruita andando verso il mare. La strada, quella con le frane, la vecchia strada, c'ha un cartello che dice che dalle 7 di sera alle 9 del mattino è chiusa. La strada, quella grande, non collaudata, il compromesso che è stato trovato, perché prima ci hanno scritto che era vietato entrarci, che non è collaudata, adesso ci hanno scritto cantiere. Allora, un cittadino di Longobucco oggi
non esce dalla sua città, altro che accessibilità agli aeroporti. Cosa colpisce? Colpisce che in un mondo normale, 40 anni fa, 50 anni fa, ma in un altro paese, c'è un movimento che dice questo non è dato, fai lo sciopero bianco, i cittadini di Longobucco si rifiutano di esistere, si fermano le scuole, c'è la politica, perché Longobucco oggi non c'è. Il fatto che non ci sia ci segnala che oggi che non esiste la politica, che è la cosa più facile da ricostruire, basta convertire l'emozione in un movimento.